Siamo con Benedetta degli Innocenti alla 19ª edizione di Voci nell'Ombra qui a Savona. Benvenuta Benedetta. Grazie. Oggi accompagni, non sei in nomination, ma sei un ospite comunque graditissima, freschissima, del film A Star Is Born, in cui doppi Lady Gaga, giusto? Giustissimo, esatto, sei stato molto preciso. Grazie. Com'è stato affrontare questo personaggio? È stato particolare perché, non essendo Lady Gaga, come tutti noi sappiamo, un'attrice, chiaramente è stato un approccio, diciamo, un po' più, come dire, all'impronta, cioè, per rendere più vera una persona che fondamentalmente ha portato sullo schermo se stessa. E quindi restituire quella freschezza di una ragazza, perché è giovane, Lady Gaga ha 32 anni, di una ragazza che ha fatto tutt'altro, ma che nella sua prima prova da attrice, secondo me, è stata convincentissima. Poi non so, si parla di odore di Oscar, ma chi lo sa, e questo poco importa, perché comunque quel che lei ha fatto, secondo me, è significante. Quindi si è dimostrata, si è rivelata una bravissima attrice. All'altezza, sì, assolutamente. Guizzo di Bradley Cooper alla sua prima regia, e che fa anche il protagonista del film, perché il film originariamente doveva essere fatto nel 2012 con la regia di Clint Eastwood, e la protagonista doveva essere Beyoncé, quindi tutt'altro, diciamo, imprinting. Secondo me questa operazione è vincente. Con un Bradley Cooper esordiente alla regia, che si è dimostrato anche un ottimo direttore di attori. Sì, assolutamente. Non ha, sai che cos'è il bello del film, secondo me? Non ha ecceduto nel melodramma, come invece, perché A Star Is Born sarebbe È Nata Una Stella, è il quarto remake, perché partiamo da Judy Garland nel 1937, poi c'era stato addirittura, prima era un'opera teatrale se non erro, nel 1977 con Barbara Streisand e Chris Christopherson, e questo è l'ultimo, per cui diciamo anche qualcosa di già visto e sempre, che finisce sempre allo stesso modo più che altro, però lo svolgimento in un'epoca chiaramente diversa, che è la nostra, secondo me è stata interessante. Un evergreen che ogni tanto è giusto provare a riproporlo con una nuova regia, ambientarlo ai tempi d'oggi, perché i temi sono sempre attualissimi e non è disturbante per lo spettatore vedere anche le edizioni precedenti e magari provare a fare un confronto. Ti faccio una domanda invece sulla tua esperienza da doppiatrice, come hai iniziato e quali sono le piattaforme che preferisci, quali sono le differenze tra televisione, cinema e tutti gli altri prodotti che ti è capitato di affrontare. Allora, banalmente dirò che ho sempre avuto una grande passione per il doppiaggio, cioè io non volevo fare l'attrice, volevo fare la doppiatrice, quindi una vita di spalle e nell'ombra, preferibilmente. Per cui a 17 anni ho concretizzato questo mio sogno frequentando una scuola di doppiaggio con come maestro Christian Jansante, che è la voce di Bradley Cooper in A Star Is Born. Quindi è stato bello anche perché allievo e maestra per la prima volta insieme in una prova. Anche Christian ha dovuto fare la qualsiasi, perché in questo film Bradley Cooper è alcolizzato, drogato, ha una vocalità molto sporca, molto atipica, anche per Christian, che insomma è abituato a doppiare ben altro tipo di attori. Per cui a 17 anni ho fatto questo corso, a 19 mi sono trasferita a Roma, piano piano, non conoscendo nessuno, bussando alle porte, chiedendo provini. E poi questo mestiere, più lo fai, più lo sai fare, nella maggior parte dei casi. Non vi prenderò in giro dicendovi che sarebbe preferibile un percorso completamente opposto al mio, ovvero una preparazione attoriale, recitativa, solida, preferibilmente teatrale, che io però devo ammettere non ho. E mi è andata bene, in qualche modo mi è andata bene. E se mi chiedi che cosa preferisco fare, io adoro dal reality, diciamo alla Jordi Shore, Jersey Shore, quindi proprio scafatissimo, alla serie, al film, a me piace tutto, perché a me è un lavoro che diverte, appassiona ogni giorno da 10 anni, però preferisco ovviamente
soltanto per una questione di tempistica lavorare sul cinematografico, perché sul cinematografico ancora c'è, diciamo, il tempo e il modo di lavorare di fino. Cosa che per le serie, magari Netflix, invece c'è un piano di lavorazione molto vasto che va chiuso. Quindi talvolta la velocità penalizza un po' la qualità, questo va detto. E per quanto riguarda il cinema italiano, invece, sempre parlando di doppiaggio, consiglieresti alle case di doppiaggio di orientarsi anche magari nella voce, di sostituire la voce come si faceva una volta delle attrici, degli attori italiani nei film, oppure pensi che vada bene così e non c'è bisogno di intervenire con una seconda voce sui film italiani? Credo che sia cambiata, sia una, proprio un'altra era. E se io fossi una giovane attrice, magari scelta da Sorrentino, Solli, ma non lo so, qualunque tipo di nome vi venga in mente, l'idea di farmi ridoppiare mi sembrerebbe umiliante, quindi io sarei per non farlo, ecco, preferibilmente non lo farei. Se poi capita nel film l'attore americano che però recita come commissario a Roma, quindi in un contesto italiano, ma volevano lui perché volevano quella faccia lì, poi chiaro bisogna intervenire col doppiaggio, però al di là di questi casi io non toccherei questa situazione. È stato un passato glorioso, costellato di grandissime voci. Vittoria Febbi, Maria Pia Di Meo, che hanno dato la voce alle attrici più belle di quei tempi, la Fenech, Gloria Guida, insomma, però era un altro tempo, un tempo troppo diverso. Io ti ringrazio, Benedetta, e ti auguro buon divertimento per la continuazione della 19ª edizione di Voci nell'Ombra, e spero di sentirti presto al cinema, perché io Star is Born non l'ho ancora visto e non vedo l'ora di andare al cinema e sentirmi Ian Sante e te, che mi illuminate per tutte le 2 ore del film. Ti ringrazio. Grazie a voi, è stato un piacere.